enorme quantità di decorazioni, di affreschi che hanno a che fare con il culto di Dionisi, ma soprattutto anche con la protezione dell'uva e del vino. In queste edicole, vedete, ci stanno grappoli di uva, foglie di vite, sia in questa edicola sia nell'altra, ma soprattutto anche in quest'altra parte, questa sopra il portale d'ingresso, con altri grappoli, vedete, sono belli chiari, nonostante siano passati 1500-1600 anni dalla copertura, sono ancora belli visibili. E sopra nel timpano ci stanno vari strumenti, ovviamente sono sempre decorazioni, che hanno a che fare con il culto di Dioniso. Quello, il primo a sinistra, è chiaro, il flauto di Pan. Viene il richiamo forte dei ragazzi, i ragazzi delle scuole vengono come dire, soprattutto si incantano di fronte a quella specie di strumento particolare, che fra l'altro in questo periodo è molto usato nell'America Latina.